Buongiorno a tutti, è arrivata la notizia ufficiale da parte della Prefettura e quindi i seggi elettorali per il referendum saranno tutti concentrati presso la fiera. È un risultato importante perché? Perché consentirà la continuità dell'anno scolastico senza mandare i figli a scuola un giorno e poi di nuovo bloccare l'attività scolastica. Abbiamo detto che è un diritto sacrosanto quello dei ragazzi di poter continuare a frequentare la scuola, è un diritto quello dei docenti di poter esercitare il loro ruolo. Sarebbe stato davvero pazzesco dover bloccare l'anno scolastico per esercitare il diritto di voto del referendum. Nelle prossime ore pubblicheremo sui nostri social, sul nostro sito, la dislocazione dei seggi all'interno di diversi padiglioni della fiera, tutti i seggi di tutta la città concentrati in fiera, ad eccezione del seggio 24 e 25, che sono i due seggi degli ospedali, e il seggio 43, che è quello di Villanova Vecchia, che rimarrà lì dov'è perché non è una scuola. È stato uno sforzo importante perché le regole erano stringenti, perché le norme da rispettare ci hanno impedito di poter fare dei seggi distribuiti sulla città, però significa tutelare la salute e quindi il rispetto scrupoloso delle normative anti-Covid. Questo secondo me è già un grande risultato. E secondo, ripeto, è quello fondamentale di consentire ai nostri ragazzi e quindi anche alle famiglie di non avere un ulteriore carico, un ulteriore peso, di poter continuare l'anno scolastico appena iniziato. Quindi vi prego di diffondere questa notizia, si voterà per referendum in fiera, tutta la città voterà in fiera, vi prego di diffonderlo attraverso la condivisione di questo messaggio, magari mandando anche dei messaggi ai vostri conoscenti, perché dobbiamo fare in modo che tutti abbiano consapevolezza che non si andrà a votare nei classici seggi di un tempo, ma si andrà, ripeto, tutti quanti in fiera. Buona giornata a tutti.